Un convegno col Met al centro, il capitale umano come risorsa fondamentale per avere un sistema di imprese, un sistema Made in Italy bresciano sempre più competitivo e sempre più forte. Ai giovani oggi lasciamo un messaggio: nelle nostre imprese c'è uno spazio adeguatamente remunerato per realizzare quelle che sono le vostre ambizioni, per mettere alla luce quelli che sono i vostri talenti, per costruire insieme un Made in Italy sempre più forte. Formazione uguale a competenze. In un mercato dove oggi non riusciamo a reperire personale, noi necessitiamo non solo di manodopera, ma anche di manodopera con competenze. Allora come fare? Una grande sfida la nostra, che presuppone però tanti vantaggi. Dobbiamo riuscire a cogliere a questa nostra opportunità. Formazione è la priorità per Regione Lombardia, con il mio assessorato stiamo lavorando a diverse misure per non lasciare indietro nessuno, partendo da 3 punti cardine, quindi il mondo dell'istruzione, la formazione professionale, fino poi a entrare nel mondo del lavoro con una formazione continua per quei dipendenti già assunti e per chi invece deve inserirsi da nuovo e da zero nel mondo del lavoro, e quindi con una misura che si chiama Formare per Assumere. La formazione sarà uno straordinario volano di sviluppo per un mondo che si fa sempre più competitivo, ma soprattutto sempre più necessitante di tecnologia, e sarà un percorso virtuoso che darà un futuro importante a un comparto che da sempre è il traino dell'intera nostra regione.